Egli appianerà i tuoi sentieri. Non credere di essere saggio, temi il Signore e sta lontano dal male. Salute sarà per il tuo corpo e un refrigerio per le tue ossa. Onora il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti. I tuoi granai si riempiranno di grano e i tuoi vini traboccheranno di mosto. Figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore e non avere annoia la sua esortazione, perché il Signore corregge chi ama come un padre il figlio prediletto. Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo e benissimo sacramento. Abbiamo ascoltato questa splendida prima parte del terzo capitolo del libro dei Proverbi e notiamo come sovente i libri sapienziali sono strutturati a piccole sentenze, non sempre collegate l'una con l'altra, quindi non sempre c'è un discorso unitario che viene svolto nei singoli capitoli, no? Questo è un piccolo esempio, anche se c'è un filo conduttore in questa prima parte del terzo capitolo. Sono delle sentenze da assimilare, da lamentare profondamente, da imprimere se possibile nel cuore. Non dimenticare il mio insegnamento, chi parla è sempre la sapienza, il creato, quindi sappiamo che Dio la sapienza è creata, poi nella Santissima Trinità è il Verbo Eterno del Padre, colui che si sarebbe fatto uomo per diventare la sapienza incarnata, cioè nostro Signore Gesù Cristo, no? Non dimenticare il mio insegnamento. Ecco, ogni volta che noi ascoltiamo la parola di Gesù, un'esortazione, una catechesi, una predica, dobbiamo sempre cercare di fare quanto possibile per trattenere, ritenere quello che abbiamo ascoltato. Dobbiamo ricordare sempre la parabola del seminatore, che il diavolo la prima cosa che fa, ricordate, il seminato sulla strada, no? Sono quelli che ascoltano ora con gioia, poi viene il diavolo e se ne ruba subito, quindi gliela fa dimenticare, gliela fa prendere con superficialità, quindi quella cosa non scava, non entra dentro il cuore, quindi poi non ha la forza di incidere. Ecco, noi l'attenzione che il Signore desidera da noi come cosa preziosa, quando parla Lui, ecco perché la liturgia della Chiesa, pensiamo per esempio alle messe solenni, no? Non solo quelle che celebra il Papa, ma anche il Vescovo, anche nelle parrocchie, no? Quando c'è l'incensazione del Vangelo, ci sono le candele davanti al Vangelo, proprio per dire attenzione, questa è una cosa importantissima. Da ascoltare con le orecchie apertissime e come faceva la Madonna, da custodire nel cuore. E non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti. Quindi in particolare sono i precetti, sono le indicazioni di vita che piano piano impariamo dalla sapienza, gradualmente e piano piano, perché poi il tasso di approfondimento, di incidenza anche delle indicazioni che Dio ci dà dipende anche da come noi corrispondiamo alla grazia, no? E anche da quanto cooperiamo con la sua azione dentro il nostro cuore. Ecco, se si fa così, lunghi giorni, anni di vita e pace ti porteranno. La pace viene dal custodire con amore, con gioia, gli insegnamenti e i precetti del Signore. Poi c'è una esortazione, si chiamano queste parenetiche, no? Quindi di invito a praticare certe virtù. Bontà e fedeltà non ti abbandonano. Essere buoni. È molto importante che noi possiamo essere conosciute come persone buone,
ma non è importante che ce lo dicano, è importante che noi lo siamo, quindi che ce lo dicano perché lo siamo. È tanto brutto sentire dire ah, quella è una persona cattiva, una persona maligna, una persona non buona, no? I discepoli di Gesù sono caratterizzati con lui da una grandissima bontà, vissuta, esercitata, riconoscibile, e fedeltà, fedeltà, noi siamo chiamati a essere fedeli soprattutto e innanzitutto a Dio e a quello che Lui vuole da noi. Bellissima questa espressione, legali intorno al tuo collo. Sapete, no? Intorno al collo si portano le catenine, i consacrati alla Madonna ci portano le catenone anche, come segni esteriori di ricordo, no? Scrivile sulla tavola del tuo cuore, bontà e fedeltà, e terrai favore e buon successo agli occhi di Dio e degli uomini, perché Dio li ama i buoni, li benedice. Ricordiamo tante volte, il Papa Francesco molte volte fa delle esortazioni assai incisive su questo punto, tante volte ripete, se ci facciamo attenzione, guardate che non basta non fare il male per essere buoni, occorre essere solleciti nel bene, cerca di fare tutto il bene che è la possibilità di fare, materiale, psicologico, spirituale, affettivo, insomma, no? Sollecitudine nel bene. E poi ricordando il proverbio popolare, perché sono i proverbi divini, sono anche i proverbi popolari, sapete come dicono i proverbi popolari, no? Fai il male e ricordalo, ma se fai il bene dimenticalo. Quindi noi il bene lo facciamo per amore di Dio. Non fa niente che non li conoscano, non ci dicano grazie, non importa. Dio vede quello che noi facciamo. E questo è quello che è importante. Un'altra esortazione molto importante: confida nel Signore con tutto il cuore, che è quella che dà il titolo a questa meditazione, e non appoggiarti sulla tua intelligenza. Quindi fidarsi di Dio e non della nostra intelligenza. Questo non vuol dire che non dobbiamo adoperare la nostra intelligenza, no? Ma non possiamo appoggiarci sulla nostra intelligenza, perché molte cose noi non le comprendiamo, non le capiamo. Dio ha dei disegni costanti e continui sulla nostra vita che trascendono le nostre capacità di comprensione e che richiedono un continuo e a volte faticoso atto di affidamento a Lui. Non fa niente che non capiamo, io lo dico spesso al Signore, fa niente che non capisco, basta che capisci. Basta che capisci. Non intelligenza la adoperiamo per cercare di comprendere quello che è comprensibile. Ecco. Dovendo sapere, dovendo sempre ricordare che grazie a Dio sono molte le vie che ci sovrastano, come il profeta Isaia, no? Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. Quella cosa importante è in tutti i tuoi passi, chi di noi riesce a farlo con perfezione, no? Pensa a Lui. Qui poi nel silenzio davanti a Gesù, siamo di Gesù, ma Gesù mio, adesso non sto davanti a te, ma forse ci sto pensando un pochino, ma durante la giornata tu ci pensi mai? Gesù glielo dici ogni tanto, Gesù pensaci tu, quella frase che insegnava Don Dolingo, no? Ogni leva il pensiero, fai un atto di fede, un atto di abbandono, appunto Gesù pensaci tu, Gesù non credo in te, Gesù ti amo, guida il mio passo, eccetera, no? Queste sono le piccole giornatorie che sono tanto santificanti, che ci aiutano a mantenerci nella presenza di Dio, no? Noi dobbiamo sempre ricordare che la fede, che la religione, almeno il cristianesimo, non è, come dire, uno spaccato della nostra vita, no? Cioè io ho la mia vita che viaggia su alcuni binari, poi in certi momenti apro il file, se vogliamo usare un termine moderno, il file del sacro, cioè vado in chiesa e faccio la preghiera, vado a messa la domenica, vado in adorazione giovedì e poi
il falso Signore è tutto il resto della vita. Cioè Gesù è come se non ci fosse. Ecco, questa, allora, certamente noi sappiamo che la fede è un cammino, no? Quindi è già un miracolo se si comincia aprendo queste porte, no? Ma la fede, come dicevamo nel bambino questa sera, che sfocia nell'amore, ha un rapporto con Gesù, che diventa gradualmente un rapporto continuo, e frequentato, quindi non limitato ai contesti, diciamo così, del sacro, ma che coinvolge tutta l'esistenza. Perché Gesù è sempre con noi, anche se noi purtroppo non sempre siamo con lui, no? Quanto più pensiamo a lui e quanto più lui pensa a noi, egli appiana i tuoi sentieri. Un'altra cosa molto importante, questa, il Papa direbbe, Papa Francesco, mettetevela bene in testa, che non è mai sufficientemente meditata. Non credere di essere saggio, a te il Signore sta lontano dal male. Nessuno, questo vale per tutti. Anche il più sapiente di questo mondo, anche il più dotto, anche il più plurilaureato, dinanzi a Dio è sempre un nulla, meno che un bambino. E deve stare nella consapevolezza interiore che ogni giorno ha qualcosa da imparare, la imparerà dal Signore, ha qualcosa da correggere. Adesso lo vedremo, no? Ultima esortazione. Non c'è niente di strano che ogni giorno ci abbiamo qualcosa da correggere, perché noi siamo poveri uomini, non siamo il Padre Eterno, tutti siamo d'accordo nel dire non sono un Padre Eterno, però alcuni lo dicono, ma non è che intanto ci credono solo, perché non fanno mai niente di sbagliato, non fanno nessun peccato, non fanno nessuna cosa che non va. Sì, tu dici che non sei il Padre Eterno, ma non mi sembra che ci credi veramente, insomma, no? Ecco, non credere di essere saggio. A te il Signore sta lontano dal male. E qui c'è una promessa tipica dell'Antico Testamento, no? Ma salute sarà per il tuo corpo, refrigero per le tue ossa. L'Antico Testamento collegava il benessere fisico alla benedizione del Signore. Questo non sempre è vero, anche se c'è qualcosa di vero, nel senso che la causa di tutti quanti i mali, anche dei mali fisici, la causa profonda sono i nostri peccati. Quindi noi stiamo tanto male, diciamo così, di massimo quanto stiamo lontano dal Signore. Stiamo male nel cuore, stiamo male nella psiche, stiamo male nella volontà, stiamo male pure nel corpo, se ci allontaniamo dalla fonte di ogni bene. E questo possiamo certamente vedere, no? Poi, un altro aspetto fondamentale, onorare il Signore con i tuoi averi e con le primizie di tutti i tuoi raccolti. Questo anche perché i tuoi granai si riempiranno di grano e i tuoi ti traboccheranno di mostro. Tutti quanti i santi hanno fatto questa esperienza. Più davano, e guardate che io ne conosco anche alcuni viventi che vivono in questo modo, più davano e più ricevevano. Davano tutto e ricevevano il doppio. Allora questo aspetto è importante, onorare il Signore con i nostri averi, dare anche molto se possiamo, perché i soldi sono un pericolo, le ricchezze sono una porta seria. E io invito a badare non soltanto alle prediche che fa Papa Francesco, ma anche all'esempio che dà su tante cose, no? Non è un caso che il Signore abbia dato in questo momento questo pontificato alla Chiesa. Lui non fa solo le chiacchiere, fa i fatti. La vera cardinale, mi ricordo che me lo disse un parente, insomma, lui si muoveva pagando il biglietto dell'autobus e del tram, detto Buenos Aires, come una persona qualunque. Ma non perché era tirchio, attenzione, ma perché i beni di cui vengo in possesso, che non sono necessari, li do ai poveri. Questo è il senso della... ed è un grande onore, questo ci sarà grandissima ricompensa da parte del Signore. Cioè questo aspetto, quindi l'attaccamento al denaro, la tirchieria, la taccagneria, l'essere... sono cose da
importantissime da considerare, perché fa parte del dare, della logica della carità, anche l'elemosina proprio concreta, anche se è necessario imparare a farla bene, no? Quindi coinvolgerla e volgerla verso le cose, le cause di reale bisogno, necessità, ma ce ne stanno quante non vogliamo, insomma, no? Se uno volesse. Un figlio di Gesù è sollecito, quindi non si preoccupa, no? Se ne avanza qualcosa, oppure fa anche in modo di racimolare qualche cosa che possa andare verso questa direzione, dà, e a volte dà anche molto. Ecco. E infine l'ultima esortazione, figlio mio, non disprezzare l'istruzione del Signore e non avere a noi la sua esortazione, perché il Signore corregge chi ama come un padre, il figlio prediletto. Allora, il segno è che Gesù ci vuole bene, dobbiamo tutti quanti tenerlo presente qua. Il Signore ci vuole bene se ci corregge. Ci corregge giustamente con dolcezza, cioè ci pungola attraverso la sua parola, ci porta verso il meglio, ci fa accorgere di qualche difetto che ci abbiamo, perché lo correggiamo, non per mortificarci o per umiliarci. Ecco, perché quanti meno difetti ci avremo, quanto meglio cambieremo, perché la vita santa certamente è vita impegnativa, non la volontà di tutti, se non sarebbero tutti santi. È una vita bellissima, una vita meravigliosa, il segreto della felicità. E quindi, siccome santi non ci siamo, è chiaro che piano piano, con molta dolcezza, con molta delicatezza, con molta gradualità, se tu gli apri le porte vedrai che il Signore sicuramente troverà il modo, direttamente attraverso la sua parola, attraverso tutti quanti i suoi ministri, attraverso chi te l'annuncia, attraverso le letture, quello che è la vita dei santi, qualunque cosa, vedrai che gradualmente sempre più ti porterà verso il meglio. Se già stai nel bene ti spronerà verso il meglio, se già stai nel meglio ti spronerà verso l'ancora migliore, se stai ancora migliore ti spronerà verso l'ottimo, cioè verso la santità proprio perfetta. E questo lo fa con amore e per amore. Dicevo che forse è bene concludere con questa frase. Dicevo, uno dei miei lettori di seminario, da modi diversi, diceva, lo sai quando uno si deve preoccupare? Quando, come dire, quasi come se Dio l'avesse abbandonato. Quando non ti manda più nessuno che ti dice la verità e che ti mette in discussione, che ti esorta a camminare. Perché vuol dire che il nostro Signore ha visto che tu c'hai la testa talmente dura, d'accordo, che nel Vangelo di ieri, no? Abbiamo suonato il flauto e non avete cantato, abbiamo intonato il lamento e non avete pianto, cioè, ti mando Giovanni Battista e dice che quello è il diavolo, ti mando Gesù Cristo e dice che quello è troppo buono e quindi è l'amico dei peccatori. E che te devo fare? Vivi la tua vita, il Signore ci rispetta e smette di esortarci, smette di istruirci, smette di correggerci. Questa non è una cosa che diceva finalmente mi ha lasciato in pace, per carità, questa è una tragedia. Ecco, quindi rallegriamoci se il Signore, pur con la sua delicatezza e bontà, ci parla, ci esprona, ci esorta, ci incita verso il meglio perché ci ama. Il Signore corregge chi ama. Un padre il figlio benedetto. Si è lodato, adorato, ringraziato ogni momento. Santissimo, benissimo, sì.